Bella a tutti ragazzi, sono Aquile e benvenuti in questo nuovissimo video di Eotax Moletto 2. Allora, partiamo subitissimo. Vi dico già che questa partita non è come le altre che vedevate nei video, dove c'avevo tantissimi camion. L'ho rifatta nuova anche se questa, come potete vedere, ho un botto di soldi, però perché l'altra a me non piaceva perché avevo troppi soldi, cioè, scusate, non troppi soldi, troppi camion. Dopo un po', cioè, non è realistico. E ne ho fatta una nuova con questo qua, questo camion qua, e un Volvo, un Mercedes Actros e la Skoda, che la uso, ce l'ho messa della polizia, ma la uso tipo se devo fare dei viaggi lunghi. Perché andare col camion ci metti troppo. Oggi facciamo Salisburgo. Sto facendo un po' zigzag, però rimango sulla sinistra visto che devo andare a sinistra. Però c'ho paura di ribaltarmi, visto che non so che cosa, che modo ho messo, che cosa ho fatto, che i camion adesso sono più strani. Ma quando dico più strani vuol dire molto. Io intanto stavo andando dritto. Ecco, il mio Volvo è come questo qua. Troppo bella però sta sto sottopassaggio. Tiro giù un po'. No, però è un po' fastidioso perché sento di più l'audio dalla parte sinistra della cuffia e fa un po', cioè, da fastidio, ma non male. Quello che ha detto non ha per niente senso. Allora, chi vede che sto andando a 130 è perché qua andate su gameplay, in basso qua. No, scusate, qua l'indicatore di velocità lo togliete, almeno potete andare più di 90, se no rimanete alla ve velocità di 90 fissi e non andate da nessuna parte. Però più andate forte e più la multa costa. Anche questo trasporta un tatto, no, i due. Madonna, la vedo male, la vedo malissimo. Io ho un po' stretto la via quella Scania là, però era meglio, almeno se qualcuno mi deve superare c'ha la corsia libera. Secondo me questo camion qua è uno Scania vecchio. Azzeccata, non ci credo. Cioè, io nel senso vecchio metto quello Scania lì, penso che sia vecchio.
Invece il mio, che è il modello nuovo, dico che è nuovo. Qua c'è il confine della Tedeschia. Noi andiamo in Tedeschia in teoria. Lo so che si chiama Germania, però è più bello dire Tedeschia. Questo è un DAF, quello strano. Non, cioè, io non commento. Vedo che sta salendo un po' troppo la temperatura. Ah, devo mettere una cosa, scusate. Devo mettere... No, ho sbagliato. Voglio mettere il navigatore che parla. Mettiamoci al lavoro. Al lavoro. Molto meglio. Tenersi a destra. Ma che bello. Spostato, ma non ci credo. No, Madonna. Madonna, quanto si allunga la strada. Palle. Andiamo per di qua. Di qua. Tanto qua, guarda, di tempo. Cosa è successo? Uno si è cappottato, però, Non cioè. importa, troverò un nuovo percorso. Un po' importa. Vediamo lui dove mi vuole far andare. Mi dissocio da questa forma, però io preferirei andare di qua. Non so, dai. Dopo, appena sono dove dovrei fare inversione, penso. Ci penso un po' perché se no facciamo solo autostrada, ma poi fare tutto quei curvoni, poi allungare un botto, non so. Ci penso. Questo è il beep che sentite quando andate forte, però io gli 80 non li posso fare, quindi un po' devo andare. Benzina, come siamo messi? Dove sta? Ah, fuel. Eccola. Che faccio? Dai, andiamo a destra, dai. Tenersi a Questo sinistra. video durerà un po' di più, però siamo solo, cioè, solo. Siamo a 8 minuti, però vai, andiamo di qua. Semmai, se arriviamo ai 20, ai Sto 30 cercando un minuti nuovo e non siamo percorso. ancora arrivati, faccio in due video. Ma che bello che è, qua è la strada di campagna, il limite è 60. Ma secondo me è bello qua, perché poi ci sono i curvoni, destra, sinistra. Si vedono anche un po' i paesaggi, secondo me è un po' meglio andare di qua, anche se si va più piano, però secondo me è più bello. Che cosa sono sti trattori? Lamborghini?
Non so proprio. Non so. Pista un po' il pedalino. Che bello però. Ditemi se vi piace questo Scania, come l'ho modificato. All'interno io non li modifico mai perché tanto sono un po' inutili come robe, però lì ho messo il cosino, vedete che si muove di Eurotruck, mi dissocio. Non avete idea che sto per mettere la terza e superare tutti a cannone. Tanto dalla fortuna che ho, verrebbe giù uno e mi centrerebbe. Oh madonna, per un attimo sembrava la sirena della polizia italiana. Madonna che ripresa. Va bene che abbiamo 11 tonnellate in salita, però abbi pazienza, c'ha 730 cavalli. Ma ce la faccio accesa? Ascoltate, non sorpasso più perché non è né realistico e né sicuro. Più forte! Ma che cos'è sta roba qua? Ah, no, io pensavo fosse una montagna di rifiuti. Se erano rifiuti c'era proprio da preoccuparsi. Stavo vedendo che il camion non andava più dritto, che è successo? Ho fatto una manovra azzardata. Ha fatto tanto il deficiente a superare, poi ho inchiodato. Adesso sì che si ragiona. Abbi pazienza, ma fare i 30 all'ora dopo un po' uno si scassa. Scusate se si continua a sentire du du du. Però non ci posso, cioè in realtà ci posso fare qualcosa, però lo tengo per comodità. Aiuto, 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 aiuto. Ho allargato così perché avevo paura di ribaltarmi. Meglio che. Però cara la multa di 29 km/h in più, 2000 euro. Calmati. Prossima volta ti centro. Vediamo se mi risponde con gli abbaglianti. No, grazie, molto gentile. Anche se sono le 8, però è molto chiaro. Sembrano le 11.
Io faccio F7, dove mi porta? Salisburgo. Dov'è? No, no. Io c'ho una tattica. Così. Vediamo se funziona la tattica. Se funziona, fatelo anche voi, se succede sta roba. Siamo a 15 minuti, io pensavo molto di più. Molto. Ti prego, dimmi che la tattica ha funzionato. Ha E ora pianta. funzionatissimo. Bella. Comunque è bello sto gioco perché è rilassante e un passatempo. Poi per gli appassionati ancora di più, come Niente, nessuno mi risponde con gli abbaglianti. Quanto manca? 245 km. Non molto. Speriamo che riusciamo a finire il viaggio in questo video. Ho ritemuto il peggio. Voltare a sinistra. Cosa avevo fatto? Tipo 400 km io, 500 km in più di quelli che dovevo. Adesso sì che si va un po' più forte, rimaniamo in corsia però. Guarda com'è pista. Questo è il controllo di velocità. Che bel ponte. Ma? Raga, ma è sparito uno. Bello. Facciamo 140 e poi rallento perché sennò mi ribalto. 140, ok, sono soddisfatto. Guarda questo trattore che sta spotta, sta spotta. Sono stanco. Cagata immensa. Mi Riorientamento. devo vergognare malissimo di questa roba che ho appena fatto. Anche di questa. Allora, adesso dobbiamo andare fortissimo perché mi riposo e perdo ancora più tempo e il cliente si inalbera. Autostrada libera. Adesso sì che si può andare. E mi sa che adesso superiamo il confine. Andiamo in. Vediamo, sì, cambiamo confine.
con la Svizzera, se non sbaglio. No, qua è brutta la strada piano. Cioè, immaginatevi andare in autostrada e vedete un camion che sta trasportando due trattori che va a 140, praticamente più del limite della macchina. Polizia. Me ne frega niente, sono in ritardo. Grazie della multa. Tenersi a destra. Siamo a 21 minuti. Abbiamo 9 minuti per arrivare. Cioè, ma un'autostrada uscire che finisce così secondo me è un po' rischioso. Se non arriva a cannone cosa fa? Si pianta. Olla. Cioè, avevo la freccia accesa, appena dovevo superare l'ho spenta. Che genio che sono. Madonna, con camion là sembrava tipo un incidente per strada. Già oggi di problemi ne abbiamo avuti tanti, cioè fare 400 e passa chilometri in più per una macchina ribaltata, che non è poco, però, cioè, nel senso, la macchina ribaltata è grave, però abbi pazienza, ma io ci metto una giornata in più per un incidentino. Vabbè, dai, smettiamo di farci i problemi e andiamo avanti. Quanto manca? 60 km, siamo praticamente arrivati. Credo che il mio prossimo camion spero che sia un man, perché non so perché, ma mi piace. No. Tenersi a sinistra e poi continuare dritto. Ti suono solo perché hai curvato forte. Io quando curvo metto la freccia, guardo e poi giro. Non è che faccio boom. Sto parlando una cosa che non è neanche vera. Quindi. Vabbè. Non venire sulla destra che sennò ti picchio male. Non ho superato sulla destra, no eh. Tanto adesso siamo arrivati, va che bello. Avete visto che fai 140 destra, alla fine va bene? Uscire a destra. Ascolta, ti sta un po' sto pedalino. Vai sulla destra, bravo bimbo. Anch'io devo andare sulla destra.
Ma cos'è che qua ci... No, raga, ma questo qua è proprio un deficiente. Lo sapevo che voleva venire sulla destra. Bella. No. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Ma dov'è che vedo la marcia? Voltare a destra. Scusate, il mio cane abbaia. Non ci posso fare niente. Quanto dura sto semaforo? Un giorno e mezzo. Voltare a sinistra. È qua, vero? Sì. È stato un bel viaggio. Lo so. Iniziamo male, ma finiamo peggio. Spengo tutto. Allora, ci ho messo 18 ore, 600 km, 300 litri ci ho messo e ho guadagnato 96.000 euro. Non male. Vabbè, ci vediamo nel prossimo video.